Cari amici, benvenuti nella mia stanza dei ricordi. Vediamo oggi che cosa dobbiamo ricordarci degli anni 60, che sono quelli che io ho vissuto da bambino prima e poi da ragazzino dopo. Parliamo oggi dei balli, delle discoteche. Come si ballava un tempo? A parte la capannina che quelli della mia età e quelli anche un po' più avanti degli anni, la capannina di Torre del Pozzo, che è storica e che ricorderanno, quindi anche Sistella dei Sumari, ma Oristano città, inizialmente negli anni 60 non esistevano discoteche, quindi come si organizzavano i ragazzi? Io ricordo queste soffitte o queste cantine con anche un odore di muffa qualche volta, che era caratteristico. Io ancora l'ho nel naso, io avevo 15 anni, 14 anni, e ci si organizzava per andare, per ballare. Allora si usava il giradischi, per cui potete immaginare che c'era una persona addetta a mettere i dischi, quindi ogni volta che finiva un disco ci si doveva fermare e riprendere, sia che si trattasse di uno svelto, come si chiamavano allora gli shake, cioè i balli svelti, sia che si trattasse dei lenti che purtroppo da ormai gli anni 90 in poi sono caduti in disuso, forse anche metà degli anni 80 non si ballavano neanche più, e i più giovani, ma per più giovani io dico, parlo dei trentenni, quarantenni di oggi, non hanno conosciuto, ed è un peccato. Quindi allora si usavano le cantine, le soffitte, dove c'era una luce soffusa e si cercava la ragazza di turno. Le ragazze allora erano molto timide, tant'è che capitavano anche delle situazioni nelle quali insomma c'era un po' di imbarazzo reciproco. Io ricordo una volta, parlo della mia esperienza, una volta riuscì a invitare a ballare una ragazza, era molto molto carina, e le chiesi in qualche maniera le chiesi se potevamo avere un filarino, ma quello che si poteva fare allora. E lei mi disse come scusa, chiaramente la scusa era che perché io non le piacevo, mi disse come scusa, sai, non facciamo parte della stessa cricca. Oppure c'erano le ragazze che allora avevano 15 anni, 14 anni, a cui tu chiedevi di ballare un lento, e loro ti dicevano mi fanno male le gambe. Ora tu da una ragazza di 14 anni non te lo aspetti, ma poi soprattutto la cosa peggiore è che dopo le vedevi ballare con uno più figo di te, e quindi capivi che non erano le gambe il problema. E quindi c'erano tutte queste atmosfere che erano caratterizzate da queste situazioni. Poi quando c'era la ragazza che corrispondeva ai tuoi amorosi sensi, chiamiamoli così, te ne accorgevi perché magari il lento diventava un pochino più stretto, non ti si metteva la mano sulla spalla, eccetera. Ma questo stiamo parlando proprio degli albori, cioè delle fine anni 60, primi anni 70. Poi cominciarono a fiorire i club, a parte il fatto che c'erano anche dei balli che socialmente erano molto rinomati, quelli che si facevano alla Mutuo Soccorso. C'era il ballo del gruppo folk, c'era il ballo di Maria Bambina, il ballo dell'associazione micologica più tardi, e anche altre associazioni ancora che erano a scopo benefico, che erano frequentati da persone anche di una certa età, e lì era di rigore l'abito con la giacca e la cravatta. Ma a parte questi c'erano anche dei club che, diciamo, sono sorti pian piano. Ne ricordo uno, mi ricordi, chiaramente risalgono ai primi anni 70, fine anni 60, quindi il Papsi era in Vico Iosto, ed era una specie di scantinato nel quale ci si ritrovava tutti, si beveva una birra, qualcosa, eccetera, e anche lì si ballava. Poi si è cominciato ad andare in discoteca, ma questo, diciamo, a metà degli anni 70, forse 75-76, aprì la prima discoteca di Oristano, che si chiamava First Club Discoteca, appunto prima discoteca di Oristano, il cui proprietario veniva chiamato comunemente Crasta Doppi. Andiamo tutti da Crasta, First Club probabilmente non ha mai nominata nessuno. E lì si cominciò a ballare la disco music. Io ricordo anche dei lenti lunghissimi, c'era un lento di 8-9 minuti che era The Dark Side of the Moon, sicuramente lo ricorderete, dei Pink Floyd. Io qui per esempio ho
questo che è Wish You Were Here, è una copertina famosissima dei Pink Floyd, che uscì mi pare nel 73, e c'erano questi dischi bellissimi con i quali si potevano ballare i lenti, ma anche quelli che si chiamavano svelti, per esempio Donna Summer, Love to Love You Babe, oppure i Bee Gees, i primi Bee Gees, ancora prima della febbre del sabato sera, si ballava That's the way I like it, ve la ricorderete sicuro. Dopodiché si arriva alle Virtù e a George Disco Bar. Le Virtù aprirono nel fine anni 77-78, così come George, e lì ci si divideva, si ballava anche di pomeriggio allora, il sabato pomeriggio, la domenica pomeriggio e il sabato notte chiaramente c'erano i più grandi. Io avevo 18-20 anni, ma i più grandi ne avevano una trentina. E da lì poi ci si è evoluti fino ad andare fuori da Oristano. Ricordiamo il Why Not, ricordiamo il Merak, ricordiamo il Kill Time a Santa Giusta, ma sono locali che sono arrivati un pochino dopo, per non parlare del Charlie a Terralba, di Sugantaro, tutti locali nei quali i pur pochi abitanti di Oristano di quell'età riuscivano a dividersi equalmente. Io non ricordo che uno di questi locali, li ho frequentati quasi tutti, non ricordo che uno di questi locali fosse vuoto, rimanesse vuoto, erano tutti pieni. Io ricordo che andavo sia da George che alle Virtù, conoscevo entrambi i proprietari, per cui mi trovavo bene da una parte e dall'altra, e ci andavo perché l'ambiente cambiava e trovavi persone di un tipo da una parte e persone di un tipo dall'altra, per cui erano locali molto molto frequentati. Quello che più ricordo di tutto questo era il clima che io non ho più visto negli anni 90, poi io per ragioni di età chiaramente non sono più andato in discoteca, ma quelle poche volte che andavo c'era un clima che io trovavo meno caldo, diciamo così, un'atmosfera meno calda. E ricordiamo anche il chiodo, mi stavo dimenticando del chiodo, cosiddetto Pinnino, che era in Piazza del Popolo, che pochi conoscono come Piazza del Popolo, il retro di Piazza Sant'Efisio. Anche il chiodo in quegli anni faceva i suoi proseliti, per arrivare poi a metà degli anni 80 al Menhir, che era una discoteca, peccato, è rimasta tuttora in piedi, è rimasta una cattedrale nel deserto, non sappiamo bene perché, ma era veramente una signora discoteca. Menhir è il Drago, un pochino più avanti nella strada. Lì c'è la musica che si è evoluta. Se parliamo dei primissimi dischi, quelli degli anni 60, parliamo di lenti che potevano essere i Beatles, potevano essere i lenti italiani, Peppino Di Capri, Una rotonda sul mare, dei dischi che adesso fanno sorridere, cioè ce li ricordiamo con grande nostalgia, dei dischi belli, ma che comunque farebbero sorridere per far ballare. Mentre invece a metà degli anni 80, degli anni 70, alla fine degli anni 80, incominciarono la Sugar Hill Gang con i primi rap, Casey and the Sunshine Band, e poi Michael Jackson, i Queen, abbiamo ballato di tutto, la Kool and the Gang, insomma diversi generi, direi, di canzoni e di musica che hanno caratterizzato quegli anni. Poi si è passati alla house music, che io ho conosciuto poco perché, come dicevo, metà degli anni 90 io, ormai avendo una certa età, non andavo più in discoteca. Ora poi si è arrivati al Lux, all'Ovest, ma già era cambiato molto in quegli anni, dagli anni 90 in poi, di quello che era la caratterizzazione delle discoteche e dei balli degli anni 60. Questi sono i miei ricordi di questa mia stanza dei ricordi. Ora siete invitati voi, cari amici, a farci sapere cosa custodite nella vostra stanza dei ricordi, e per le prossime volte vedremo che cosa potremo accomunare
come rimembranze della nostra gioventù. A presto.